Ed eccoci qua per una bellissima giornata con la mia Trivan 900T e il mio amico Pinuccio con la Locomotive Westlander. Partiti da Santena e con l'obiettivo di arrivare al Colle della Setta, cercando di percorrere quasi esclusivamente strade sterrate. Il modo, a mio parere, più piacevole è di godere di queste biciclette, tra ciclabili, single track, strade secondarie e mulattiere di alta montagna. La prima parte del percorso è stata molto piacevole e poco faticosa, praticamente tutto quasi pianeggiante. Abbiamo attraversato Moncaglieri, Beinasco, Avigliana, Bussoleno, parchi e paesini molto caratteristici, per poi arrivare a Susa, giusto all'ora di pranzo. Una piccola pausa e via in salita verso il paese di Fraise. Dopodiché abbiamo smesso di parlare e scherzare, perché ci serviva tutto il fiato possibile. Ci aspettavano quasi 2000 metri di dislivello. E dopo poco a tenerci compagnia, solo le mucche. Simpatiche mucche, che mi hanno lasciato anche qualche ricordo sulle ruote. Vabbè, si staccherà presto. Non si può dire che ad accoglierci non ci fosse neanche un cane. Riempiamo le borracce e partiamo. Il paesaggio è mozzafiato, l'aria è rarefatta. Siamo a circa 2700 metri d'altezza. Le marmotte si nascondono al nostro passaggio. Fanno da cornice i suggestivi laghetti d'alta montagna e le fortezze del Grand Serein. Siamo provati, ma la soddisfazione è immensa. Non ci pare vero che al mattino eravamo in pianura a pedalare a più di 30 gradi e ora siamo in paradiso.
pensavo che era asciuga. Siamo alla meta, il colle della Setta, forse nelle ore più belle del giorno. Qualche minuto per ammirare il magnifico paesaggio. Tutto questo ripaga la fatica della giornata. Dopo le classiche foto di rito, ci possiamo godere qualche chilometro di veloce discesa, resa ancor più piacevole dall'assenza dei turisti motorizzati, ormai già scesi a valle. Arriveremo a Pourrières, uno dei borghi più belli d'Italia, dove ci attende una sostanziosa cena e il meritato riposo. La Triban è stata fantastica, non ho avuto alcun problema meccanico, in salita è agile e leggera e in discesa dona un comfort sufficiente e un buon controllo. Sicuramente in quest'ultimo frangente una mountain bike sarebbe stata più adatta, ma si trattava di meno di un decimo del percorso. Viva la gravel! I numeri. Distanza 116,8 km. Altitudine 2626 metri. Durata 8 ore 45 e tanto 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 divertimento.